questo è un campionato diverso, chiaramente, il mezzo diverso, l'avete visto, bellissimo, e siamo molto contenti di iniziare questa nuova avventura. Le sinergie con il mondo elettrico sono molte, farete le colonnine, farete le infrastrutture, qual è il vostro impegno principale? Ho sentito adesso dire da Francesco Venturini, Enel X ha un programma di finire, di mettere giù queste 12-14 mila colonnine da qui al 2021, stiamo lavorando, il programma è partito, le colonnine, lo dico sin da adesso, vanno bene sia per le moto che per le automobili, quindi sono completamente interscambiabili, e questa partecipazione ai circuiti competitivi Formula E, Moto E, serve anche a scoprire i limiti di questa tecnologia e trovare sempre nuove soluzioni.